Sulle spalle il peso economico di 3 mesi di chiusura forzata e all'orizzonte nessuna certezza per la riapertura di settembre su misure di sicurezza, spazi e contributi. Dire che il mondo dei nidi naviga a vista è un eufemismo e all'incertezza che caratterizza il piano nazionale si aggiunge quella comunale che ancora non ha dato risposte sul rinnovo delle convenzioni e sul pagamento dell'acconto dei contributi previsto da un apposito bando. Il punto sui problemi del settore è stato fatto stamani a Confartigianato Imprese Prato da 2 membri del tavolo tecnico dei nidi convenzionati di Prato, Sabrina Testi e Nadia Lunghi. Dare sempre incertezza alle famiglie che ci chiedono come si fa, quando ripartite, in che tempi possiamo iscrivere i nostri bambini, questo ci crea non poca difficoltà. Un problema non da poco, dato che a Prato operano 34 nidi convenzionati che ospitano 1.000 bambini e 7 comunali con 300 bambini. Significa che molte famiglie rischiano di ritrovarsi senza servizio. Molto dipenderà dalla distanza da tenere. In questo momento non sappiamo quanto personale potremmo prendere perché non sappiamo quanti bambini, in base a tutte le normative Covid, potremmo accogliere all'interno delle nostre strutture. Incertezza che caratterizza anche il rinnovo delle convenzioni comunali, quindi a monte di tutto. Le pratiche sono già state presentate al SUAP, ma al momento tutto tace, come tace il fronte dei centri estivi che sono organizzati anche dalle cooperative che gestiscono i nidi. Dovevamo già avere a disposizione le scuole per accogliere chiaramente i bambini, però anche di questo non sappiamo niente, quindi contributi non ce ne sono, le strutture su cui fare i nostri centri estivi neppure, e naturalmente è una grossa incognita. Se dovremmo partire il 15 di giugno, chiaramente è una data alle porte, le incognite si sommano.